Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati con il secondo appuntamento di dialoghi sull'artigianato. Attendiamo qualche istante per avere gli ascoltatori. Intanto ricordo che l'incontro di oggi sarà focalizzato sul tessuto. E abbiamo la maestra artigiana Laura De Cesare, il direttore del Museo del Buonasera. Tessuto di Prato Filippo Guarini e modererà la dottoressa Elisa Guidi, coordinatrice di Artex. Quando volete, direi Elisa che Ci siamo? possiamo iniziare, buon dialogo a tutti. Iniziamo puntualissimi anche stasera e intanto ringrazio ovviamente Laura De Cesare e Filippo Guarini per essere qui presenti con noi stasera al secondo dei nostri dialoghi sull'artigianato che come sapete si svolgeranno fino a domenica 11 aprile, che è l'ultimo giorno delle giornate europee dei mestieri d'arte. Si tratta del nostro secondo appuntamento e colgo l'occasione per dire brevemente due parole introduttive rispetto ad alcune richieste e osservazioni che sono arrivate a seguito del dialogo di ieri sera. Avevamo 6 giorni a disposizione, abbiamo individuato i primi 6 settori, con questo non è che riteniamo conclusa la nostra convenzione. Conversazioni, il nostro interesse intorno ai mestieri, ai settori, alle lavorazioni dell'artigianato artistico. Ci auguriamo, se ci sarà interesse, se questo programma funziona, se vi piace, se raccoglie appunto interessi da vari punti di vista, lo possiamo poi ripensare, ripetere, andando a focalizzare su quei settori, su quei maestri artigiani che per motivi di tempo in questi 6 appuntamenti non abbiamo potuto coinvolgere e quindi andare a toccare altri temi che caratterizzano le nostre produzioni sul territorio, dall'alabastro che è stato uno dei settori segnalati, alla carta, alla rilegatura dei libri antichi, ma anche all'oreficeria. Ovviamente, torno a dire, avevamo 6 appuntamenti, ma sono solo i primi 6 appuntamenti della serie. Se questo modo di rapportarsi al settore, questo modo di comunicare e anche di fare un po' di informazione e auguriamoci anche un pochino di cultura intorno al settore dell'artigianato piace, lo possiamo tranquillamente andare ad estendere ad altri settori. Non ce ne vogliano quelli che non si sono visti considerati in questa fase, ma non è un dispetto, una mancanza di interessi. Ci siamo mossi su 6 giorni e quindi questa è stata un pochino la scelta, ma sicuramente possiamo andare a lavorare sulle molteplici tecniche e sui molteplici materiali che trovano la loro espressione in Toscana. A questo punto taccio e lascio la parola ai nostri due relatori, in primis a Laura De Cesare, maestra artigiana, che ci racconta un attimo chi è e che cosa fa. Grazie Laura. Va bene, grazie. Allora, dunque, brevissimamente, pochi minuti per descrivere il lavoro di una vita. Comunque, ho cercato di sintetizzare con immagini e brevi frasi il sale del mio lavoro e l'anima del mio lavoro. La mia passione sono gli intrecci tessili, che io considero i tessuti come delle strutture architettoniche e questo mi piace proprio, mi piace, così come la pratica della tessitura a mano. Mi piace realizzarli, mi piace progettarli, mi piace realizzarli. Mi diverte, mi piace studiare appunto gli intrecci. E questo studio che continua sempre è il sale del mio lavoro. Io paragono sempre
la progettazione del tessuto e la pratica della tessitura alla composizione della musica. Non finisce mai lo studio, non finisce mai la varietà di composizioni che si possono fare. E questo mi piace eseguirli e mi piace progettarli. E gli aspetti del mio lavoro ho cercato di sintetizzarli in queste tre immagini e sono, quello che mi piacerebbe fare soltanto è esprimermi artisticamente, muovendo i fili, realizzando degli oggetti a tre dimensioni, perché quello che mi, un aspetto che mi piace dei tessuti è la loro plasticità, sono strutture a tre dimensioni. E quindi qui ho messo questa fotografia che è la realizzazione di un'opera che ho realizzato che proprio accentua questa cosa, questa caratteristica del tessuto. Questi tessuti, permetto, sono stati realizzati su un telaio orizzontale normale, ha più licci che 8, però sono stati realizzati su un telaio orizzontale. E lo studio degli intrecci e la ricerca storica, che mi ha sempre affascinato, perché anche ovviamente anche i tessuti si possono leggere come una biblioteca, andando indietro si possono studiare intrecci antichi. E il mio lavoro, cioè nel mio lavoro di artigiana e di designer di tessuti, di disegnatrice di tessuti, io rileggo e reinterpreto intrecci antichi e moderni, attuali insomma. E per finire, qui ho messo tre immagini che sono la mia vita quotidiana, la produzione di oggetti vendibili, perché io vivo di questo, quindi non posso fare altro che provare a proporre oggetti tessili che siano accessori per la moda oppure oggetti per la casa, complementi d'arredo. Questa è la mia vita, cioè ci guadagno con questo, vivo di questo. E la ricerca sugli intrecci, sui materiali, quindi anche materiali, insomma, soprattutto materiali pregiati, che provengono anche da filiera corta. E poi un'anima grande del mio lavoro è la formazione e l'insegnamento. Qui sono io, raffigurata da una bambina, che aiuto i bambini di questa scuola elementare, no, un asilo, di 4 anni, a tirare un ordito. E non so se notate il grembiule, che è dove si mette in evidenza l'intreccio, quindi il messaggio è passato. Quindi io credo fermamente nella formazione a tutte le età, dall'asilo fino all'università. E è quello che faccio, è una gran fetta importante del mio lavoro. E con questo spero di aver sintetizzato brevemente che cosa faccio. Ecco qua. Allora, grazie mille della presentazione, della sintesi, poi sicuramente avrai modo di spiegarci un pochino meglio una parte della tua attività, perché è molto importante, però mi piace sottolineare tre cose collegandole anche al webinar di ieri. In primis, i nostri maestri artigiani insegnano ma studiano tanto, perché anche Sandra ieri sera ha posto l'accento come te sullo studio, sulla ricerca, sul costante aggiornamento, sul costante andare avanti, no? E in profondità rispetto a ciò che fate, e l'amore per l'insegnamento. Quindi cioè, questo titolo di maestro artigiano è proprio assolutamente calzante su quello che fai e
e su questa tua attenzione e questo approccio con tutto il cuore e l'anima, come hai ripetuto più volte. E poi un altro punto trovo molto interessante, anche sulla base di ciò che ci dicevamo prima, cioè questa attenzione alla storia, alla rilettura e alla reinterpretazione, e quello che dove proprio al tema della storia lascio la parola a Filippo. Sì, buonasera. Innanzitutto grazie per l'invito, molto gradito. La serie di incontri che avete organizzato ha molto senso, è molto importante promuovere questo tipo di figure professionali e di attività che diciamo portano una ventata di qualità nel mondo del lavoro, della produzione, anche del consumo, diciamo, e della vendita. In un'era in cui la massificazione dei prodotti, penso, raggiunge, diciamo, i picchi mai raggiunti. Ma niente, per me, sapete, il Museo del Tessuto, ecco, dico due parole sul museo, ma poi credo che sia molto importante poi dare più spazio possibile a Laura e al suo lavoro, quindi mi riservo anche di intervenire successivamente. Per chi non lo conosce, il Museo del Tessuto è una realtà che è ormai dal 2003 è collocata finalmente in una sede definitiva all'interno di una ex fabbrica tessile, l'ex Cimatoria Campolmi, nel centro storico di Prato, che è stata la rifinizione di tessuti, cimatoria, e poi in periodi successivi è diventata proprio una vera e propria rifinizione, anche con il reparto tintoria annesso, che è stata forse la più importante di Prato, perlomeno fino al secondo dopoguerra, fino agli anni Ottanta. La sua produzione è terminata negli anni Ottanta, l'edificio poi ha rischiato di essere abbattuto per far posto all'edilizia residenziale, come è successo per tantissime fabbriche a Prato, ma non solo a Prato, ma la forte volontà dell'amministrazione comunale ha permesso di recuperarlo e di trasformarlo in un polo culturale molto importante della città, uno dei recuperi di archeologia industriale forse più importanti della nostra regione, tra i più citati e apprezzati non solo a livello italiano. E ci occupiamo ovviamente di valorizzare tutto quello che riguarda il tessuto. Voglio dire qui, con riferimento puntuale a una delle branche di attività di Laura, che la nostra è una struttura nata proprio con l'obiettivo di servire come supporto alle attività di formazione. Il Museo del Tessuto è nato all'interno dell'Istituto Tecnico Industriale Tullio Buzzi nel 1975, e la sua collezione, che è molto varia, materiali che vengono veramente dai cinque continenti, spaziano sia geograficamente sia cronologicamente, è nata proprio per fornire supporto tecnico alla formazione, proprio per far vedere agli studenti di tessitura come tutte le possibili interpretazioni degli intrecci e delle costruzioni, diciamo, dei tessuti, dei disegni, dei pattern e quant'altro. Ed è una vocazione, quella educativa, che cerchiamo di mantenere attraverso tutta l'erogazione delle attività che il museo fa, a partire dalle attività educative che coinvolgono ormai tantissime scuole. Voglio ricordare che prima del Covid, avevamo una media di 200 classi all'anno che visitavano il museo, attratte anche da questa dimensione pratica che diamo alle attività e alle esperienze che vengono svolte all'interno del museo. E quindi valorizziamo la collezione, ma non solo, organizziamo mostre temporanee all'interno delle quali si cerca di valorizzare ovviamente il tessuto in tutte le sue declinazioni, recentemente anche attraverso un dialogo stretto col mondo della moda, non solo della moda ma anche del costume. Per esempio, una mostra molto fortunata, anche se purtroppo limitata nel successo per l'intervento del lockdown
nel marzo scorso è stata una mostra di dei costumi del film Pinocchio, realizzati dal costumista Massimo Cantini Parrini, che tra l'altro ora è candidato all'Oscar per i costumi, e sapremo se proprio per lo stesso film, e tra l'altro un grandissimo, uno straordinario cultore e conoscitore, non solo di costume ma anche di tessuti. E questo per dire che i luoghi come i nostri devono servire come elementi non solo di conservazione ma anche di stimolo a mantenere la memoria come strumento diciamo utile per lo sviluppo della creatività contemporanea. E quindi ben venga quello che diceva Laura in merito allo studio, no? All'attività di studio, di attenzione verso le strutture tessili, i materiali tessili del passato, però come fonti di ispirazione per la creatività, diciamo, contemporanea. Ecco, questo è un tema a cui teniamo moltissimo e che ispira moltissime delle nostre iniziative e attività. Grazie Filippo, ti ringrazio. Tra l'altro il museo e la sede e tutto, anche l'allestimento, sono veramente bellissimi e vale assolutamente la pena di venire a visitarlo, perché è veramente molto bello. Fortunatamente non è stato abbattuto l'edificio, perché insomma sarebbe stata una grande perdita, considerato anche come è stato restaurato e riutilizzato. Mi ricollego un attimo a ciò che hai accennato, ovvero sia attenzione al tessile e alla moda, quindi all'applicazione di questi tessuti e alla moda, al costume, inteso anche legato al tema cinematografico e teatrale. E qui mi si aprirebbe un tema che prima o poi vorrei affrontare, che è quello che i francesi hanno definito i mestieri dello spettacolo, quindi anche tutte quelle professionalità artigiane che in un modo o nell'altro rientrano nella costruzione dello spettacolo, che sia teatrale, cinematografico. Ora purtroppo il momento li ha penalizzati moltissimo, però sicuramente sarebbe un tema da affrontare proprio in questa logica anche di attualizzazione. Però mi ricollego a questo tema della moda, perché mi piacerebbe che attraverso la vostra discussione potessimo andare un pochino a vedere come si può affrontare la ricerca dell'unicità nel tessuto artigianale rispetto al tema della moda contemporanea, perché questo tema dell'unicità ora sta diventando un leitmotiv importante, soprattutto su un certo tipo di mercato. Quindi ecco, mi piacerebbe avere l'opinione di Laura, visto che è il suo settore di attività. Ma io lavoro per la moda, lavoro sia come terzista che direttamente con piccoli brand. La moda ha sempre attinto al lavoro artigiano, poi valutandolo o meno dipende dai periodi, soprattutto quello del tessuto, che è un mondo inflazionato, quindi ecco perché bisogna studiare, non accontentarsi mai, perché tessere è facile, molto facile. Tessere una tela e basta mettersi al telaio e farsi dire che cosa fare, ma muovere i fili ad arte è un'altra cosa. Quindi questo è in generale trasversale a tutti gli argomenti che affronteremo oggi. Comunque sì, l'interesse è cresciuto, a parte questo periodo che ha visto un rallentamento notevole, no? Però diciamo che la moda lavora in sinergia con gli artigiani quando possibile, e per l'artigiano in questo caso è molto stimolante, perché le case di moda, come le aziende che lavorano e fanno da tramite con le case di moda, no? Cercano delle ispirazioni, ti portano le loro ispirazioni, e noi artigiani, perché ce ne sono,
lavoriamo a soggetto e componiamo tessuti a soggetto. Quindi si lavora sul disegno, sul materiale, spesso il materiale è già fornito, è già proposto dall'azienda, dopodiché si compone e a volte va bene, a volte no. Spesso a me capita anche di, ultimamente, negli ultimi anni, di andare anche in produzione. Sono produzioni, diciamo, molto di nicchia, però ho lavorato anche a delle piccole produzioni. C'è da distinguere il lavoro completamente a mano al telaio, come posso fare io nel mio laboratorio, e il lavoro comunque di pregio, che è la produzione su telai semimeccanici, che hanno, cioè, c'è uno stacco completamente abissale tra la tempistica del telaio a mano e la tempistica del telaio semimeccanico. Tante realtà si fregiano di produrre tessuti a mano quando invece sono prodotti con telai semimeccanici, per esempio, no? E comunque è un lavoro molto stimolante per chi progetta tessuti. C'è sempre da lottare sulle tariffe, ovviamente, perché il lavoro cioè la produzione del tessuto a mano è molto lenta rispetto alla produzione industriale, quindi non è facile arrivare ad accontentare entrambi, ecco, sia l'azienda che l'artigiano. E indubbiamente il lavoro dell'artigiano è un lavoro molto duro, molto difficile, però insomma, fatemi delle domande voi. Quello che mi piaceva capire un attimo, Laura, è che quando tu dici arriva l'ispirazione, quindi in poche parole ti viene proposta un'idea, ma in realtà chi concretizza l'idea, chi fa l'ingegnerizzazione, diciamo così, esatto. Quindi esatto, perché è un ruolo molto importante. Eh sì, è la relazione tra l'architetto e l'ingegnere, che pensa di fare, e dopo tu devi, perché è importante che venga riconosciuta questa possibile sinergia che c'è fra chi crea moda, chi crea il modello, e chi conosce i materiali, perché la danza è di entrambi, no? Perché anche l'artigiano danza con i fili e li assembla e li intreccia ad arte, no? Quindi è importante, è questo che è importante che venga riconosciuto, ed è quello che io cerco di insegnare ai ragazzi a scuola, l'importanza della conoscenza dei materiali, oltre a, vabbè, trovare un ragazzo innamorato degli intrecci tessili e della tessitura a mano non è facile, perché è un lavoro molto particolare. Però chi chi studia moda, è necessario che conosca come vengono realizzati i tessuti, sia gli intrecci che i materiali. È fondamentale, come un ingegnere edile che non conosca l'acciaio o il cemento armato. Non è possibile, deve conoscere i materiali per poi costruire dei ponti o degli edifici ad hoc. Ecco, così chi opera, qualsiasi settore della filiera della moda, deve conoscere i materiali. E comunque mi sembra che anche in questo percorso sia importante, credo che sia importante anche trasmetterlo attraverso la nostra platea, che il ruolo dell'artigiano, sempre, anche nella propria produzione, è ovvio, ma anche nella produzione del rapporto con soggetti terzi, non è esclusivamente un ruolo manuale, è un ruolo anche progettuale. No.
E questo spesso viene sottovalutato, Laura, in tante situazioni, quindi è bene sottolinearlo, come anche lavorarlo appunto nel mondo della moda o per altri settori, magari con progettisti e quant'altro. Non è che l'artigiano è il mero esecutore materiale, è qualcuno che invece progetta insieme allo stilista, però deve e apporta la propria conoscenza, e sulla base della propria conoscenza può anche ridefinire alcuni aspetti del progetto, no? Se il progettista è... E questo credo che sia un tema importante, soprattutto se in questo momento ci ascoltano dei giovani, no? Per cui si abbia una percezione a tutto tondo di una professione e non una percezione magari limitata di un ruolo, torno a dire, di mero esecutore. Quindi questo mi sembra un tema molto molto importante. Filippo, vista la vostra esperienza sulla moda, secondo te che tipo di... rapporto vedi tra il mondo dell'artigianato, il mondo della moda e poi il mondo della cultura, ovvero sia della conservazione museale come quella che voi, conservazione e divulgazione? Ma non posso che confermare quello che diceva Laura. E i brand di moda, sempre di più i brand di un certo livello, le case di moda insistono negli ultimi anni a reintrodurre lavorazioni a mano manuali di alta qualità, non solo per la parte tessile, per la parte dei ricami, per la parte anche della maglieria, per la parte della realizzazione degli accessori e quant'altro, tornando a valorizzare queste professionalità altissime di cui l'Italia, diciamo, era forse l'espressione più evidente, più importante, e che tuttavia, soprattutto negli anni 80, diciamo più che altro dal 90, 2000, hanno avuto invece dei momenti anche di non voglio dire di declino, ma comunque di calo di interesse, con appunto l'affermarsi magari di fenomeni di globalizzazione, di produzione di lavorazioni che prima erano radicate nelle nostre realtà, e invece poi con l'abbattimento delle barriere doganali che è avvenuto, diciamo, a livello internazionale, si è scoperto che in altre zone del paese venivano prodotte a costi infinitamente più bassi, ma anche con livelli qualitativi in alcuni casi molto molto inferiori. Per fortuna questo fenomeno questo fenomeno ha creato tantissimi danni in tanti settori dell'artigianato. Ora io conosco più questi legati al tessile, alla moda, ma siamo di fronte a una controtendenza. Ecco, questo io vorrei segnalare la parte positiva. Sono sempre di più le aziende, i brand di moda, che riconoscono che diciamo le produzioni locali, radicare le produzioni nel territorio di riferimento, ma soprattutto usufruire delle grandi professionalità che per fortuna in alcuni settori sono rimaste, rappresenta un grandissimo valore aggiunto e un anello importantissimo della creazione della catena, diciamo, del valore del prodotto di fronte alla massificazione, diciamo, dei prodotti che arriva dall'importazione, diciamo, di materiali a basso costo, insomma, che è forse il trend più importante dal punto di vista dell'impatto sul mercato. Sono tantissimi i brand, non importa, insomma, citarli, ma citiamo Gucci, uno per tutti, ma Dolce & Gabbana, Marras, anche, diciamo, altri nomi, Alexander McQueen recentemente, insomma, quindi sono tantissimi, e questo è un segnale importante di ritorno ad un apprezzamento della dimensione artigiana che diciamo trae una linfa importante
per consolidare la dimensione economica di queste produzioni. Ecco, come diceva Laura, c'è sempre il problema del giusto riconoscimento di queste produzioni, ma la strada, io credo, cioè siamo in un momento assolutamente favorevole per dare valore a questo tipo di settori. Voglio spendere due parole sul fatto che da tanti anni il museo è attivo sul fronte dei progetti europei, come sai benissimo anche te, Elisa, e in questi anni abbiamo avuto tanti contatti con realtà estere, ma soprattutto, ecco, vorrei ricordare l'attenzione che ancora rimane sul tema della formazione, in particolare della formazione tessile, nelle università della moda e anche del tessuto, che continua ad esserci, per esempio, nel Regno Unito. Voglio citare due esempi: la Middlesex University a Southampton, che ha un bellissimo corso con laboratori straordinari su tutte le discipline tessili, compresa la maglieria, compresa la stampa, ovviamente stampa serigrafica accanto a stampa digitale o a stampa 3D e quant'altro, ma anche altre realtà tipo il London College of Fashion, eccetera. Ma la stessa attenzione alla formazione sul tema dei fondamenti del tessile l'ho ritrovata, per esempio, all'Accademia di Uc in Polonia, che è un centro tessile, era un centro tessile importantissimo, ma oggi è una produzione, diciamo, drasticamente ridotta, ma è una realtà che conserva ancora una dimensione formativa molto importante. Ecco, questa attenzione alla formazione purtroppo in Italia viene a mancare, perché pensate che sono pochissime le università, io credo forse una, le università pubbliche che hanno corsi di moda attivati, mentre è una materia affidata completamente a scuole, seppur pregevoli, ma finanziate completamente dal settore privato, quindi iniziative fondamentalmente private. Ma il tessile invece è una realtà che credo sia scomparsa completamente. Ma non solo, stiamo assistendo, e mi avvio subito a concludere questa riflessione, anche a un depotenziamento dell'insegnamento delle materie tessili anche nelle scuole che tradizionalmente facevano un ottimo lavoro su questo tema. Gli istituti d'arte, sto parlando soprattutto degli istituti tecnici superiori a indirizzo tessile, nell'ambito dei quali diciamo l'insegnamento della materia tecnica si sta gradualmente stemperando, diventando sempre meno cogente e formativo di fronte a esigenze anche legittime di aggiornamento di piani di studio che vanno magari più nella direzione ad affrontare i temi legati alla moda, eccetera. Però questo fa perdere tantissime professionalità di cui tuttavia c'è ancora bisogno, perché voglio ricordare che l'industria tessile in Italia, parlo di quella diciamo a dimensione industriale, non necessariamente artigiana, è ancora un settore trainante nell'economia italiana. Prato è il distretto tessile più importante in Europa, e di figure come Laura, che ovviamente lavora come diciamo vendendo le sue produzioni, offrendo le sue consulenze alle aziende, ma ha sicuramente un grandissimo know-how che molte aziende tessili oggi vanno cercando, perché il sapere tecnico che lei ha in termini di intrecci, di conoscenza dei filati, delle materie prime, eccetera, è una chiave di volta fondamentale per il rafforzamento della qualità all'interno della produzione, anche della produzione tessile industriale, perché ricordiamoci che tutte le produzioni europee, in particolare quelle italiane, ormai si sono assestate verso livelli qualitativi medi e medio-alti, perché
i prodotti cheap si trovano appunto a buonissimo mercato, purtroppo nelle produzioni, diciamo, al di fuori del nostro continente. Ecco, questo mi sembra un aspetto importante, quello della formazione. Non so se Elisa... Non so. Ecco. Elisa, ti sei bloccata? Ecco Elisa. Sei? Il microfono. Il microfono. Eccoci. Ok, sorry. Avevo silenziato diretta. Questo blackout totale. No, dicevo, il tema della formazione purtroppo l'abbiamo toccato ieri sera, lo tocchiamo oggi, probabilmente in tutti i vari dialoghi che affronteremo riemergerà costantemente, perché per tutto il settore dell'artigianato artistico e probabilmente non solo, visto il riferimento che faceva Filippo, è un tasto dolente, cioè tutta una formazione di tipo tecnico, intendendo con tecnico niente disminuente, anzi tutt'altro, è molto persa purtroppo in Italia, e tutti ne percepiscono la mancanza, tutti ne percepiscono il valore, andrà trovata una soluzione, perché sul fatto che manchi siamo tutti d'accordo, sul come ovviare a questa lacuna mi sembra che ci sia ancora molto... molto da fare. È un tema purtroppo quello della formazione, della trasmissione dei saperi, soprattutto su nicchie di specializzazione molto specifiche che si sente anche in Europa. Noi in Italia purtroppo abbiamo forse ulteriori difficoltà. Mi piaceva però ricollegarmi un attimo al tema che hai affrontato tu, Filippo, ovvero sia il tema di questa nuova sensibilità, di questa nuova attenzione di molti stilisti, case di moda, verso un certo tipo di tessuto, un certo tipo di produzione, presumo anche un certo tipo di filato. Ecco, questo si colloca in qualche modo, secondo voi, questo filone della moda sostenibile, quindi si vede nel prodotto artigianale, nella ricerca che fa Laura, come Laura altri, anche una ricerca non soltanto formale, estetica, ma anche contenutistica, quindi di materiale naturale, di rispetto dell'ambiente, di wellness, cioè si riconosce a questi tessuti, a questo tipo di lavorazioni anche... secondo voi, secondo la vostra Laura, piacerebbe avere la tua opinione, visto che... Allora, dunque, due o tre cose a proposito del discorso che ha fatto Filippo poco fa, a proposito, e quello che anche hai detto tu, Lisa, sulla... l'attenzione che ora si rivolge al lavoro artigiano, al saper fare, ecco, che sia un'occasione per promuovere e per sostenere il lavoro degli artigiani, di tutti i maestri artigiani, di tutti coloro che lavorano che fanno questo lavoro in ogni ambito. È una sinergia, quindi se la scuola, la comunicazione attraverso la scuola, ma anche attraverso i mass media, attraverso tutti coloro che possono in qualche modo portare il loro contributo, avesse la possibilità di far conoscere ai giovani e al grande pubblico l'importanza della qualità di un lavoro realizzato a mano o anche progettato in sinergia tra
l'artigiano e l'industria, perché no? Perché l'artigiano può dare tanto contributo a in questo caso all'industria tessile, ma non solo. Ecco, la moda può essere un gran veicolo di comunicazione. Facciamone tesoro, io mi rivolgo alle strutture, diciamo, di enti che portano avanti, che sono stati voluti, in questo caso Artex, dai sindacati di settore, perché si facciano ulteriormente portavoci di questo, perché comunque io non voglio piangermi addosso e non voglio piangere addosso alla figura dell'artigiano, perché non è così che si va avanti, assolutamente, voglio essere proattiva, però ecco, non è facile portare avanti un'attività di questo genere, barcamenandosi tra appunto la relazione con le aziende e il mercato, cioè la competizione con un mercato che vende prodotti assolutamente appetibili in parallelo con i tuoi che costano tanto, che sono insomma non è facile comunque. Quindi sicuramente grande importanza alla formazione, insistiamo, io per quello che posso comunico ai miei studenti l'importanza della qualità e della conoscenza dei materiali, che siano filati, fibre, ma anche tessuti. E poi, ecco, insomma, facciamo un lavoro di sinergia tutti quanti. Ecco. Per quanto riguarda i materiali sostenibili, le fibre sostenibili, i tessuti sostenibili, c'è tantissima strada da fare ancora, molta strada. Sicuramente c'è una grande attenzione, per forza, dobbiamo dare attenzione a una produzione più sostenibile, altrimenti il nostro pianeta si va a fare benedire, però ecco, sostenibile è anche appunto sostenere il lavoro di qualità. Anche l'artigiano è un prodotto sostenibile, non so come dire, però l'artigiano può anche essere un grande sperimentatore di materiali sostenibili. Per esempio, quella che vedete alle mie spalle è una mia opera. Una volta era una sciarpa, poi l'ho montata come un quadro. Si chiama Stele. È fatta in lana garfagnina. Io la lana garfagnina l'ho conosciuta, è una lana tipica della Garfagnana, che si ricava dalla pecora di razza garfagnina, ed è un materiale che da quando io l'ho conosciuto, credo una quindicina di anni fa, non mi ha più abbandonata, è una grande compagna di viaggio, di lavoro, io ci faccio tante cose, complementi d'arredo soprattutto, ma arriverò a fare anche delle mantelle, e quelle sculture che avete visto prima nella mia presentazione, in parte sono realizzate in lana garfagnina, è una lana plastica, bella, che si potrebbe utilizzare per fare tante belle cose, non solo per la mia produzione, per esempio, ma io l'ho sperimentata in piccole quantità e la divulgo per quello che posso, quindi sicuramente anche il ruolo, cioè la sostenibilità di un materiale può essere testata da noi artigiani. Per quanto riguarda per noi artigiani la reperibilità di materia prima, non è semplice, materia prima sostenibile, perché i titoli dei filati non sono proprio sempre reperibili e perché ci chiedono, per esempio, a noi un minimo di quantità assolutamente a volte improponibile, per esempio. Quindi c'è da ancora promuovere e sostenere anche questa, diciamo, politica della sostenibilità, che è fondamentale.
anche con il, diciamo, il contributo degli artigiani, perché gli artigiani, io parlo dei tessitori, sono molto sensibili. Per esempio, adesso c'è una grande attenzione alla lana locale, ma non solo, anche insomma, a altre fibre naturali come la canapa. Ecco, questo è il mio modesto contributo a questa, questo secondo punto della, della, di questo dialogo. E tra l'altro, giusto così una notazione a margine, e abbiamo fatto, insomma, sono stata contattata per una, un evento online, la Selvedge International Fair, che era proprio tutta dedicata al tessile, molto orientata sui paesi Inghilterra e comunque Nord Europa. C'è stata anche qualche partecipazione italiana, tra cui la ragazza pratese, una brava tessitrice, una ragazza giovane di cui mi sfugge il nome, ma che Filippo conosce. Ecco, uno dei temi, dei quattro punti su cui venivano giudicati i lavori di queste artigiane, perché poi erano tutte donne queste tessitrici, o comunque che lavoravano nel tessile, non necessariamente tessitrici a mano, uno dei quattro punti è sempre stato quello della sostenibilità dei materiali, sostenibilità anche dell'approvvigionamento, eccetera eccetera. Quindi sicuramente sta diventando un tema molto di interesse anche proprio nel mondo dell'artigianato in generale, oltre che ormai a tutti i livelli, in primis quelli politici. Filippo, hai qualche cosa sul tema? Perché penso che l'apporto del museo possa essere un punto di vista interessante su queste tematiche. Sì, purtroppo io, diciamo, noi siamo un po' atipici come museo, nel senso che si parla sempre poco di cose museali, ma essendo un museo calato nella realtà contemporanea della produzione del tessuto e della moda, come è Prato, spesso, ecco, la parte del patrimonio, che comunque rimane centrale per noi, la lasciamo un pochino indietro quando si parla di temi così scottanti e contemporanei come quelli di oggi. Io penso che comunque oggi i musei in generale, il nostro, cerca di essere anche un luogo di riflessione e di interpretazione di quello che succede nel nostro mondo contemporaneo, parlando della produzione del tessuto e della moda. Quindi sempre nell'ambito dei progetti europei ci stiamo occupando proprio di sostenibilità, perché è il tema del momento. Come sa Elisa, abbiamo anche lanciato una call per individuare nuovi progetti imprenditoriali proprio legati all'economia circolare e alla sostenibilità, e ci stiamo tra l'altro apprestando a selezionare gli oltre 100 progetti che sono arrivati, un numero assolutamente rilevante, e andremo a fare un'attività di formazione proprio a queste persone, a una selezione di queste persone che hanno mandato dei progetti, delle idee imprenditoriali. Bene, uno dei temi più importanti che emerge in seno alla sostenibilità è questo. La sostenibilità non è solo approvvigionamento di materiali, di materie, tra virgolette, sostenibili. Quindi facciamo un esempio molto banale per quanto riguarda il mondo tessile: le fibre naturali o le fibre naturali magari biologiche o con caratteristiche simili. Produrre in maniera sostenibile vuol dire farsi carico e promuovere anche tutta una serie di valori e che in qualche modo vengono incarnati dal prodotto. Tra questi c'è anche ovviamente la valorizzazione e il rispetto delle professionalità, delle persone che lavorano, e quindi, tornando alla dimensione
manuale della tessitura, sicuramente un prodotto, il prodotto artigianale, parlando del prodotto tessile, anche specialmente quello prodotto a mano, ma anche quelli, diciamo, prodotti artigianalmente, anche con livelli più avanzati di meccanizzazione, portano in sé spesso valori legati alla filiera locale, come raccontava Laura, portano con sé storie di rispetto delle persone che lavorano, contengono diciamo proprio anche, se volete, nel valore e quindi nel prezzo, la valorizzazione di tutto questo sistema di valori, e quindi è chiaro che vanno a rivolgersi a un pubblico selezionato, ma voglio introdurre questo tema che secondo me è importante, che magari nel nostro piccolo mondo limitrofo conta poche decine di persone, ma sulla scala globale invece può trovare tantissimo apprezzamento. Quindi mi piace introdurre questo perché sono un appassionato di artigianato e soprattutto anche di questo fenomeno abbastanza nuovo, che sono alcuni portali che promuovono l'artigianato a livello globale, penso ad Etsy, ma ad anche alla possibilità che il web in generale, al di là di questi portali su cui ci possono essere opinioni anche diverse, la possibilità che il web offre oggi per valorizzare il lavoro come quello che fa Laura, come fanno tanti altri artigiani su scala globale. Ecco, pochi giorni fa, io sono appassionato di tessuti marocchini ho trovato una grandissima difficoltà ad acquistarne in remoto, perché ora non potendo viaggiare è l'unico modo di acquistarli, ma mi sono imbattuto in tantissimi piccoli produttori, anche piccole cooperative che operano sulle montagne dell'Atlante, eccetera, che si stanno dotando di siti internet attraverso cui valorizzare e vendere il lavoro delle artigiane tessitrici, che spesso sono donne che vivono in contesti rurali incredibili, che spesso traspaiono dalle foto attraverso le quali espongono, diciamo, i loro materiali, e che in questo modo riescono ad accedere a un mercato che alla fine, passando dal web, forse non ha confini. Io credo che questo sia una dimensione importantissima e fondamentale, che in prospettiva darà, diciamo, amplierà il mercato per tutti coloro che coraggiosamente e con grandi competenze portano avanti un lavoro come quello di Laura. Allora, grazie Filippo. Allora, il tuo intervento a questo punto aprirebbe tutto un altro mondo e tutta un'altra discussione, perché qui, esatto, si entra veramente in un tema caldissimo, e concordo con te che sicuramente amplia notevolmente il bacino di quella clientela, come tu dici, da noi ancora magari è una nicchia, ma che a livello globale è significativo. Basta si pensi al fenomeno delle gallerie d'arte o comunque di artigianato, che in Italia sono pochissime, mentre a livello europeo e internazionale invece ce ne sono tante, e tra l'altro riescono a vendere prodotti selezionatissimi, ma a un pubblico di utenti che, torno a dire, da noi è difficile intercettare. Quindi qui si apre veramente tutto un mondo che mi piacerebbe un'altra volta affrontare. Però, visto che siamo in chiusura, due battute. La prima, velocissima, di servizio. C'è stato chiesto del bando tuo, Filippo, quello che presumo sia quello che abbiamo pubblicizzato anche noi, se è ancora aperto. Ma è ancora aperto?
No, è chiuso non il mi 31. No, no, è chiuso ed è chiuso il 31 marzo. E... Ok, perfetto. Una spettatrice ce l'ha chiesto, però, mi ricordavo. Però se posso approfittare 30 secondi, sono previste le aperture di altre call, soprattutto per realtà già avviate, quindi dei percorsi di incubazione, dei voucher per l'innovazione, sempre in tema di economia circolare e sostenibilità. Quindi seguendo i social e il sito del museo in relazione al progetto Stand Up, si chiama, se c'è qualcuno interessato, insomma, ci saranno altre opportunità. Scusate, ci ho approfittato. Benissimo. No, ma va benissimo, perché cioè, è un'informazione di servizio per chi ci segue, perché può essere sicuramente, può dare degli spunti e delle possibilità interessanti, quindi va benissimo. E, vabbè, tra l'altro ci chiedono altre tematiche di tipo più professionale, tipo se esiste un elenco di produttori di filati sostenibili toscani. Questo non so se mi potete possono velocemente ecco, infatti io credo che la cosa più interessante per tutti coloro che ci seguono, che hanno delle domande molto specifiche, magari legate anche a una pratica o professionale o di studio, ma insomma siamo tutti a vostra disposizione, ciascuno per le proprie competenze, per approfondire ciò che ragionevolmente in un'ora non possiamo trattare, ma ci siamo dati una tempistica molto, molto anglosassone, cioè cerchiamo di stare in linea di massima nei tempi che ci siamo dati, però ciò non toglie che a posteriori siamo a vostra disposizione per qualsiasi tipologia di informazione. Infine, l'ultima battuta al volo con Filippo, ma coinvolge anche Laura. E stamattina abbiamo firmato la carta dell'artigianato artistico con il Comune di Prato e in realtà uno dei punti di questa carta, Filippo la conosce bene, parla rispetto al settore dell'artigianato artistico dei ruoli dei musei, i ruoli dei musei che possono diventare anche luoghi di, da un lato, validazione culturale, ma anche di promozione, di valorizzazione, nonché di commercializzazione del prodotto artigianale nell'ambito degli shop. E siccome l'esperienza del Museo del Tessuto di Prato, proprio per il suo shop, è credo una delle esperienze virtuose in Toscana e in Italia, mi farebbero piacere due battute di Filippo su questo tema, considerato che insomma, ecco, una vetrina ulteriore per l'artigianato artistico, tessile, ma non solo, è sicuramente importante in questo momento. Certo, vedo nelle note che Costanza ci dà solo 3 minuti, quindi faccio velocissimo per rimanere British fino in fondo. Allora, sono fiero del Comune di Prato che abbia firmato un documento così, così importante. Noi come Museo del Tessuto collaboriamo da tanto con Artex su questo tema e credo davvero che i bookshop possano essere, i musei in generale possono essere dei luoghi straordinari di ispirazione per gli artigiani, per fare appunto, per dare vita a oggetti di artigianato ispirati al passato, come citava prima Laura, ma con una componente ovviamente contemporanea che è importante nei prodotti di design, mai copiare pedissequamente quello che è stato fatto in passato, anche perché spesso gli esempi del passato purtroppo sono difficilmente replicabili, almeno in alcuni settori, ma poi i musei possono essere delle vetrine attraverso i loro shop e dei luoghi di commercializzazione dell'artigianato di qualità. Noi ci crediamo su questo e ci lavoriamo da tempo con artigianato non solo tessile, abbiamo lavorato anche in passato con ceramisti, con orafi, con artigiani che si occupano di varie categorie merceologiche e devo dire che è un bookshop molto apprezzato che, seguendo questa linea, ha anche un ritorno economico importante per il museo, ma soprattutto un'operazione di immagine e di, come si diceva prima, trasmissione di valori. Vorrei dire tanto altro, ma voglio rispettare i tempi e mi piace chiudere su questo tema
dei valori, che credo che sia la cosa più importante, che viaggia con i prodotti degli artigiani. E poi magari ci riserviamo di approfondire la tematica del bookshop in un altro momento, perché credo che potrebbe essere veramente molto interessante. Lascio la parola a Laura, che voleva dire qualcosa circa i filati sostenibili. Volevo dire che chiunque, l'ambito è molto vasto e molto articolato, proprio perché ancora non c'è una sinergia armonica. Quindi chiunque avesse bisogno di notizie o necessità o curiosità di notizie di filati sostenibili, che mi contatti o contatti Artex, che poi contatta me e io metto in contatto con chi di dovere, insomma, con chi può dare queste informazioni. Ecco, questo volevo dire. Lo stesso per me. Lo stesso per me, insomma, se ci sono necessità particolari si può fare una ricerca. Ora comunque non esistono liste di produttori sostenibili, cioè è un argomento molto complesso, ci sono varie certificazioni, quindi non è possibile esaurirlo così in tre battute. Scusate. No, io tanto vi ringrazio, anche perché in realtà sono venuti fuori tantissimi spunti che potremo poi trovare modo di approfondire o tra noi o in altre circostanze. Penso anche a progettualità di scambio. Credo, come ho già avuto modo di dire, che questi scambi di idee, questi scambi di esperienze, queste best practice che in questo momento voi rappresentate siano importantissimi. Per me come Artex, che comunque lavoro con tanti, non possiamo essere esperti su tutto, quindi la voce degli esperti è fondamentale per capire tante problematiche, ma vengono fuori anche tanti spunti proprio non solo di discussione, ma anche di sviluppo professionale per nostri, vostri colleghi, oppure per giovani che si approcciano al settore. Quindi vi ringrazio tantissimo per la vostra disponibilità, per aver messo a disposizione nostra e dei nostri spettatori la vostra esperienza, e è fondamentale per noi. Mi auguro che ci siano altri momenti di discussione, o quantomeno cercheremo di costruirli. Soprattutto vediamo anche quali sono i feedback, perché magari su quella base possiamo anche andare a sviluppare ulteriori progettualità. Grazie mille, grazie Laura, grazie Filippo, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, e ci diamo appuntamento per il dialogo domani sera alle ore 17, dove invece andremo a parlare di carta e cartapesta, soprattutto cartapesta, con il maestro artigiano Avanzini e lo scenografo Bergamini. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Buona serata.